anticipare quello che succederà il giorno 30 aprile, manifestazione di rugby giovanile aperta ai neofiti e alla categoria under 12. Chi ce lo può spiegare? Sicuramente Antonio Raimondi, la voce ufficiale della nazionale di rugby in Italia. E non solo. Buonasera, intanto ringrazio il Comune di Asti per questa ospitalità, tutti gli intervenuti, è un grosso piacere per noi poter essere anche ad Asti quest'anno, un rugby dei Paschi che è partito 5 anni fa da Milano e che adesso ha assunto una connotazione nazionale. Siamo reduci da due tappe, Napoli e Roma, dove abbiamo già fatto giocare più di 1000 bambini. Di questi più di 500 neofiti, quindi è un bel avviamento al rugby. Sappiamo che naturalmente il bacino d'utenza di Asti è diverso, ma crediamo che ci saranno anche qui dei numeri importanti per il club e per la città tutta di Asti. Rugby nei Parchi nasce a Milano e nasce come progetto per riappropriarci di spazi di socialità importanti come i parchi. Da questo progetto poi è nato all'interno del Comune di Milano un progetto più ampio che si chiama Palestra a Cielo Aperto e comunque è un'occasione per praticare lo sport per tutti. Per noi, oltre che presentare il rugby e i suoi valori, è importante far partecipare le famiglie. Per far partecipare il progetto è iniziato da subito con una proposta completamente gratuita per i bambini. Come si svolge è abbastanza semplice, l'attività è adatta a tutti, bambine e bambini, per bambini, per ragazzi che vanno dai 5 ai 12 anni, 13 anni. E soprattutto è importante che attraverso questa attività noi presentiamo i valori del rugby e soprattutto quali sono i valori del gioco. Questo lo facciamo attraverso i nostri istruttori, i nostri educatori, ai quali in questa stagione cerchiamo anche di fare formazione, perché naturalmente il nucleo di Milano deve andare su tutto il territorio nazionale. Per fare questo poi la cosa importante, e ringrazio gli sponsor che sono presenti oggi, Generali e Monte dei Paschi, perché ci danno l'opportunità di offrire gratuitamente queste ore di gioco ai bambini e questi momenti emozionanti alle famiglie. Quindi tutto nasce da un progetto così importante, così interessante per la promozione dello sport, per riuscire ad occupare degli spazi come i parchi e i cittadini, e questo lo riusciamo a fare gratuitamente proprio grazie agli sponsor. Quindi grazie, grazie. E questo è. Per Asti naturalmente il format non cambia, ho visto in particolare attraverso i social network che la società di Asti sta lavorando veramente molto molto bene, quindi sono anche abbastanza tranquillo che sarà un successo. Grazie. Ho omesso di presentare i relatori che sono a tavola, Antonio Raimondi del Comune Antico, il padrone di casa Alberto Basso, assessore allo sport, per il Monte dei Paschi di Siena, rappresentante di uno di due sponsor, la Frazione, la Vigna Saracco, delegato provinciale del CONI e responsabile dell'ufficio scolastico, e Giorgio Zublena, presidente regionale della Federrevi. A questo punto possiamo parlare del padrone di casa, visto che Asti per la prima volta accoglie i Rugby nei Parchi e speriamo di accoglierlo al meglio. Certo, io parlo senza microfono, tanto mi sentite. Beh, vedere la nostra città annoverata tra altre grandi città, noi piccoli, non fa che, come dire, essere onorati di ospitare un avvenimento del genere. Quando la società di Rugby Astigiana ci ha chiesto, ci ha proposto questa iniziativa, noi almeno per quel poco che possiamo fare lo abbiamo colto volentieri. Quindi quel poco tanto lo faremo anche per accogliere, per promuovere questo evento nelle nostre scuole, perché chi vive nella nostra città sa che il Comune di Asti, la città di Asti, insieme naturalmente anche al CONI e tutte le federazioni, cerchiamo di promuovere lo sport veramente ovunque.
sia data la possibilità, soprattutto in una manifestazione come questa, dove si svolge non solo in un parco, ma coinvolge i bambini, non può che trovarci concordi. Quindi da parte nostra, al di là di ospitarvi in questa sede, di darvi il parco, che insomma poca cosa, cercheremo proprio di fare di tutto perché questo parco sia pieno di bambini, a cominciare da lì sicuramente. Il mio piccolo contributo governativo in più, insieme anche alla linea Sarata, naturalmente cercheremo di diffondere questa iniziativa anche nelle scuole, perché è un piacere non solo vostro, ma nostro, se riusciamo a sensibilizzare i nostri bambini per, attraverso lo sport, che insomma non lo devo dire io, perché io e la linea sono due insegnanti di educazione fisica, quindi non possiamo che trovarci d'accordo. Quindi ringrazio anch'io a nome della città gli sponsor, perché senza gli sponsor questi avvenimenti non possono esistere. Ringrazio la federazione, ringrazio soprattutto anche la società di Asti che ha fortemente voluto questo avvenimento, e quindi grazie soprattutto a voi. Sentito qualmente. Sì, sì. Niente, io finita è stato un saluto, un ringraziamento per l'invito che ci avete fatto, e pochi saluti di tutta la direzione generale del Monte dei Paschi. Aderiamo per la prima volta a questa manifestazione, ma ne siamo orgogliosi perché comunque il Monte Paschi da sempre abbraccia quelli che sono i valori e lo spirito del rugby. La banca è sempre stata attenta alla promozione dello sport, potete immaginare, lo sapete, quindi lo ritiene un momento di aggregazione, un momento educativo, a maggior ragione se coinvolge i giovani e i bambini come in questo caso. Saremo presenti il 30 alle ore 15 al parco con un corner promozionale dedicato, e ci saranno le nostre hostess che proprio coinvolgeranno tutti i partecipanti, così da creare momenti di condivisione, di aggregazione e contribuire nel nostro piccolo alla riuscita di questa manifestazione, anche fisicamente, non solo come in qualità di sponsor. Quindi grazie ancora per l'invito e insomma, complimenti per la realizzazione di questa manifestazione. Io ho fatto figlio dell'assessore, 4 figli allora. Io quello non ce la faccio. Quindi, buongiorno a tutti, controllo sempre il mio personale di tutta la federazione, di tutto il comitato regionale e di Lutese. Sono particolarmente felice di queste manifestazioni, perché noi abbiamo bisogno assolutamente di uscire da qui, di avere visibilità. E attraverso queste manifestazioni io spero che si diffondano poi in tutta Italia e anche dronanti degli altri soldi, noi sicuramente questa visibilità ce l'abbiamo. Oltretutto è una visibilità che è un pochino staccata dall'ansia della prestazione, dal risultato, dalla classifica, quindi noi ci proveremo di parte semplicemente per il puro piacere di giocare, per il puro piacere di divertirci. E questo secondo me è una cosa bellissima che sicuramente deve proseguire nel tempo. Detto questo, io vorrei offrire all'assessore quello che è un pochino il simbolo del rugby, insomma, dei travatte. L'avevo portata una anche per il suo sindaco, ma io spero che all'inizio io devo fare un po' a dirvi che è veramente contento di
corrisponde esattamente anche alla mission che ha il CONI. E quindi mi ora metterò pubblica istruzione ai CONI ancora una volta e il Comune di Asti ancora una volta si vedono al braccetto a far sì che si riesca a realizzare un evento con la grande collaborazione di una federazione. Per cui per me avere la grande, per me delegato CONI anche della provincia di Asti, avere la grande collaborazione di personaggi illustri, capaci, appassionati come sono i responsabili dell'Asti Rugby e della società del rugby astigiano, diciamo che è veramente una fonte di orgoglio. Per cui ringrazio anche il presidente regionale che è venuto qui, non è facile vederti ad Asti, per cui sono veramente contenta. E quello che posso comunicare, già fatto, è che abbiamo veicolato a tutte le scuole il volantino di rugby nei parchi, a tutti gli indirizzi istituzionali, a tutti, dalla primaria alle superiori, anche se il target è rivolto alle medie, ma noi abbiamo inviato a tutti. In più abbiamo inviato sulla posta personale di tutti gli insegnanti di educazione fisica, chiedendo a loro la collaborazione e chiedendo alle istituzioni scolastiche di affiggere nell'albo docenti la locandina. Per cui abbiamo fatto già questo passaggio, lo rifaremo alla fine della settimana 28, intorno al 28, ragione per cui speriamo che l'affluenza ci sia e che il tempo ci assista, perché sarà importante assolutamente avere una bella giornata, ma noi siamo fortunati, vero? Grazie a tutti. Assessorato Sport e Turismo, qualcosa di simile, della Regione Piemonte, che ci seguirà anche il giorno 30. E chiamo a questo punto il Presidente della Federazione Unione, Giulio Mastriani, qualunque ti sia corretta, a fare un saluto, così chiudiamo veloce. Sei Presidente. Devo solo dire che chiaramente siamo onorati, devo dire grazie tanto a questa cosa al nostro responsabile tecnico che oggi c'è la carriera a Piacenza, che è Achille Bertoncini, amico di Antonio Raimondi, la voce del rugby ufficiale in Italia per quanto riguarda la nazionale e non solo, ad Asti per illustrare e presentare il rugby nei parchi. Perché Asti? Asti perché intanto ci sono dei rapporti personali con la città importante. L'aspetto però fondamentale per noi è stato l'entusiasmo che abbiamo trovato nella società dell'Asti Rugby e allora abbiamo detto Asti deve far parte di Rugby nei parchi.
rugby nei parchi, un ritorno alle origini. Da bambini tutti giocavamo in un'area verde, tutti giocavamo in uno spiazzo senza la necessità di avere campi organizzati o comunque strutture organizzate. Lo scopo di rugby nei parchi è un po' questo, giusto? Sì, rugby nei parchi vuole dare un'opportunità ai bambini, ma anche alle amministrazioni comunali, di riappropriarsi di spazi di socialità come i parchi pubblici. Dunque il gioco, questo è l'aspetto più importante, è una manifestazione che è dedicata ai bambini, ma non dimentichiamolo, anche alle famiglie. Poi di questi tempi è una manifestazione completamente gratuita, compreso il terzo tempo, che per noi è una merenda finale dove si fa festa. Il rugby è una festa, il rugby giovanile lo è ancora di più. Asti è una delle, è la più piccola delle città inserite in questo contesto. Quali sono le prospettive, le aspettative che avete su questa città? Ma abbiamo grosse aspettative, perché poi è chiaro che nel calendario abbiamo avuto Roma-Napoli, più di 1000 bambini che sono venuti a giocare, 500 e passa che non avevano mai giocato prima, però non dimentichiamo l'importanza della provincia in Italia e anche diciamo che c'è una certa facilità di lavorare in provincia rispetto a una grossa città, e dunque l'aspettativa è molto alta. Credo che l'Asti Rugby stia facendo un grande lavoro, io direi che dobbiamo avvicinarci tanto al risultato delle grandi città. Ringraziamo Antonio Raimondi e alla prossima partita test match. Allora, Giorgio Dublena, responsabile regionale della Feder Rugby in Piemonte, è qui ad Asti per la presentazione della manifestazione Rugby nei Parchi 2016, e a lui chiediamo quello che è la situazione del rugby giovanile in Piemonte. Buongiorno a tutti. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto quest'anno. L'anno scorso abbiamo avuto un certo calo nel settore giovanile dovuto un pochino alla disaffezione che degli insegnanti di educazione fisica avevano nelle attività extra scolastiche. Quest'anno invece abbiamo una nettissima ripresa. Abbiamo aumentato il numero dei ragazzini dall'under 6 all'under 12 del 60% rispetto alla passata stagione sportiva. Questo ci fa ben sperare di raggiungere i comitati più blasonati di quanto non siamo noi. Il Piemonte è in una situazione prospera, la stessa cosa possiamo dire ad Asti, per esempio, dove c'è un movimento giovanile che è all'avanguardia, forse anche a livello regionale. Risultano questi numeri in regione? Assolutamente, era un'analisi che abbiamo fatto prima col presidente della Asti Junior, abbiamo notato quanto è aumentata quest'anno ad Asti l'attività rugbistica, soprattutto nel settore propaganda, e questo secondo me è applauso alla nuova dirigenza dell'Asti e soprattutto alla fusione che c'è stata l'anno scorso tra le società Asti, Aquino e ad Alessandria, che ha fatto sì che molte energie che prima venivano spese nel settore senior adesso sono concentrate nel settore giovanile, e questo ha portato ad avere dei numeri che stanno diventando abbastanza importanti nel panorama rugbistico piemontese, anche se analizzando prima i numeri come dicevo prima col presidente dell'Asti, gli spazi di manovra sono ancora molto e molto ampi. Sì, infatti questa fusione a cui accennava prima praticamente ha portato, mi corregga se sbaglio, praticamente a dare una prospettiva di crescita a dei ragazzi che altrimenti arrivati nelle categorie senior vedevano un po' disperdersi questa forza e questa volontà di giocare, se non emigrando, andando... Esattamente, noi sono riusciti a creare delle squadre di alto livello in maniera tale che ogni ragazzino che viene a giocare nelle società che hanno, se sono confluite in questo Monferrato, hanno un obiettivo ben preciso da raggiungere quando smettono i panni del giocatore propaganda e entrano nella categoria senior. Senior o nella categoria giovanile, e questo è sicuramente un enorme stimolo che fa sì che i numeri stiano decisamente aumentando. Adesso stiamo parlando di Asti, ma lo stesso aumento c'è stato anche ad Acqui e c'è stato anche ad Alessandria, per cui non è un caso isolato Asti, ma è un caso che coinvolge tutto, chiamiamolo così, franchigia, anche con un nome che non è
prettamente esatto, ma comunque dà bene il significato dell'unione di queste tre società messe insieme. Quindi speriamo in una rapida risalita del Monferrato Rugby in Serie B per dare ancora più spazio a questi ragazzi. Sono sicuro che quest'anno, chiamiamolo così, è un anno che spero che si concluda così, ma è un anno un pochino di transizione. Il prossimo anno sicuramente io vedo Astico, vedo il Monferrato come la società che sì, una promuovenda nella categoria superiore.